Totò era veramente il principe de curtis, era totalmente scisso. Ultimamente se ne è parlato tanto, ci sono il cinquantenario della morte, per cui ma papà raccontava che aveva un rapporto meraviglioso con Totò, soprattutto sull'umorismo, ma sull'amicizia. Lui era amico di tutti e due, sul set di Totò e nella vita del principe. E questo principe non aveva un grande piacere di andare a vedere i giornalieri, spesso nei film comici gli attori vanno a vedere durante la fine della giornata per vedere come stanno facendo il personaggio. E il principe di Curtis, però una volta ogni tanto diceva: Stan, oggi vorrei vedere. Allora si metteva il telecamera, ci andava nella saletta, e quando vedeva il principe di Curtis, vedeva Totò, si svegliava delle risate. Il principe di Curtis era il più grande fan di Totò. Questo è bellissimo, perché questo sdoppiamento di personaggio e papà ha vissuto con Totò una grande epopea. Loro sapevano che i cinema erano pieni, che facevano dei film esilaranti, ma erano snobbatissimi, tanto che quando la città di Napoli si ricordò di Totò, gli diede alla fine della vita, quando lui era già cieco, un premio al Teatro Mediterraneo, papà che scriveva allora sul giornale di Montanelli, scrisse un articolo meraviglioso in cui diceva che quella sera fu molto malinconica. Non solo perché a Napoli pioveva, perché a festeggiare Totò al teatro del mondo dello spettacolo c'ero solo io. E Totò quella sera pianse. E lui disse che vedere Totò piangere nel camerino fu una delle cose più strazianti che gli era capitata. E te lo aggiunge, non sapeva il principe ormai cieco alla fine della sua vita che la TV l'avrebbe vendicato. E che malgrado quell'oblio momentaneo, il suo ricordo sarebbe stato eterno dopo. Ecco, per cui la parabola un po' di Totò e di Stan è la stessa, sono delle persone troppo avanti, troppo per il pubblico, troppo popolari, troppo spiritose, che sono state un po' sottovalutate, ma il tempo è galantuomo, è il critico migliore che c'è, e oggi sono tutte e due lassù. Tra l'altro non solo la televisione, non so se vi ricordate, ma a un certo punto ci fu un napoletano che comprò i diritti di tre film di Totò e li fece riuscire in sala. E, tra l'altro mi venne anche a trovare dicendo: io su questi tre film di Totò vorrei che uscissero in sala. E io gli dissi: ma chi può che li vada a vedere? A suo tempo l'hanno visti tutti. Lui invece insistette e fu un successo pazzesco, tant'è vero che riuscirono praticamente tutti uno dopo l'altro in sala, e poi dopo la televisione, le videocassette, DVD, insomma Totò è assolutamente ormai granitico nella memoria, per fortuna, la memoria del cinema italiano.